Ma adesso a Diego che succede? È senza moglie e senza figli. Certo, però ragazzi, che brutta cosa. La famiglia sfasciata per un messaggio. Veramente sfasciata per una troietta di 22 anni. Da compiere. Però se Chiara non avesse letto quel messaggio... Adesso è colpa di Chiara che ha letto il messaggino. No, che c'entra? Però pure tu cancella lì sti messaggi. Mi sembra l'ABC. Dico, se scopri una ragazzina, starci attento, no? Cosimo, ma che dici? No, scusa, fammi capire a cosa starci attento. Al messaggino o al fatto che sia una merda? Oh, ma che tapi come? Mica sono stato io. Dalle, mi passi due colpettine, per favore. Beh, Cosimo ha ragione, però. Un po' dobbiamo starci attenti. Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? A me lei non me lo darebbe mai il suo. Ma che problema c'è? Ecco, tieni, prendilo. Guarda che lo prendo sul serio. Prendilo. Lele, lascia perdere. Io tremavo. E tu lo daresti il tuo a Cosimo? Figurati, io non ho neanche il PIN. Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo. Ma Rocco se lo ingoierebbe piuttosto, amore. Ma non è vero. Dai, prendilo. Cioè, c'è sta qualche tetta, qualche culo, ma roba di lavoro. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Ma che... Che segreti ci vuoi avere? Ma magari, ci conosciamo tutti a memoria. Oh, a parte Diego, qua tutti santi. Ok, allora facciamo un gioco. Che gioco? Scopriamolo. Dai, mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Chi è questo? Non conosco il numero, non c- stai calmo. Pronto, chi è? Chi è? Sto cazzo! Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio, se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie 6 anni a giugno. Te a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza. Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto c'ho voglia di scopare. Tante volte può essere il T9, eh? Che cazzo dici, Peppe? Io, se hai un amante, non lo voglio sapere. Se avessi l'amante non avrei proposto questo gioco. Questi cosi qua ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato, l'intimità. Ma parla, sono i tuoi migliori amici, magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta di fatta e io senza parlare. Dammi quel telefono! Dammi quel cazzo di telefono! Giova. Siamo amici da quando siamo ragazzini. Ma mi vuoi dire chi sei? Oh, mi dici da quanto dura? Cata. Steve Jobs. Chi? Steve Jobs. Ma non era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. Sapevate che il cane di George Lucas si chiamava Indiana e proprio da lui viene Indiana Jones? Sì, sì. Cliccate qui accanto per altre curiosità, notizie e ovviamente tanti, tanti trailer. La citazione di oggi è che la forza sia con te. Che film è? Vabbè, questo è facilissimo. Scrivetelo qui sotto se lo sapete. Ciao!